gospodje. Dobrodošli na predzadnji novinarski konferenci letošnjega 67. festivala. Zaradi tega, da bo krajša, bo novinarska konferenca v glavnem potekala v angleškem jeziku, da bomo vsi vse razumeli. Tukaj imamo goste iz Italije, iz Rusije in veliko pevcev tudi. In seveda, če bi vse prevajali, bi to trajalo predolgo. Tako da, hvala za razumevanje. So I just announced, very welcome, first of all, everybody. His guests from Torino, His Excellency, who is supporting already for some years the festival Ljubljana, and of course also Mr. Kreslin and Mr. Shishkin. We will hold a press conference in English. If you wish, of course, you can speak also Italian. We have translator here, gospod Janjo. In seveda, če bodo kakšna vprašanja, so tudi lahko ali v slovenščini ali v angleščini. So, najprej še podatek za Mamma Mia. Mamma Mia bo, kot veste, izvedena jutri, včeraj ob enih smo se odločili zaradi izjemno slabe vremenske napovedi, da jo predstavimo. In to vremenske napovedi, ki je nekako najbolj natančna. No, potem je bilo vreme, kot ste lahko videli, lepo, ampak za jutri so pa vse vremenske napovedi dobre, tako da smo pač šli na, kot se temu reče, z ne najbolj lepo slovensko besedo, na ziher, ker nas je pralo, kot veste, tako na Mojstru in Margariti, kakor na dveh džezih v mesecu juliju. Sedaj pa mi dovolite, da dam najprej besedo njegovi ekscelenci. Bomo začeli, ker nas je največ tukaj ravno za predstavo Traviate, z tem. Mr. Trikilo, please. Thank you very much, dear director. Thank you, everybody, for being here this morning. As there are so many important people from the Traviata performance, I will not say much about the performance itself. They are much more qualified than me to say how beautiful and how important this opera is. From my perspective, I will just mention that I'm very glad to continue an excellent cooperation with the director Berlek and the Ljubljana Festival. It's a very intensive month of August for the Italian culture, and only if I refer to Italian music, I must say that we have been able to cover very much the Slovenian scene. Not only with the Ljubljana Festival, but also with the Imago Slovenia, with the in Radovlica Festival, Tartini Festival, both in Piran and in Ljubljana itself. Also, there was a performance in Brežice, so we have been very much present all over Slovenia. What I would like also to underline is that this particular performance is made possible thanks to the special financing given by the government of Italy following the entry into force of the cultural cooperation agreement between Italy and Slovenia. This means that we have special funds, and my decision was to put it in very safe hands of Ljubljana Festival. We know how much it is a festival of international relevance and importance. So I decided together with the director of the Italian Cultural Institute that I thank very much Mr. Cerrato for his great work here in Ljubljana and all over Slovenia. We decided to put this special financing in one big event, and it was
Rigoletto last year, and we have Traviata this year. So I think this is the best way to really make good use of the funds with one event of special importance that otherwise we could not afford, even though, as I've said before, I think we do a very good job with the means that are at our disposal to cover as much as possible the Slovenian scene in a very intensive, positive way. But of course, this is a really special performance that we can afford once a year and in the great framework of Ljubljana Festival. So thank you very much to Darko Berlek for working with us to achieve this objective. And of course, thank you very much to the Teatro Reggio di Torino for being part. And then of course, they will themselves speak about the opera and everything they have to say. So thank you very much for your kind attention, and I wish you all a nice day. Thank you. Thank you. Thank you, Your Excellency. I hope we will continue in some years. Again, there are still some good operas, like Roma, I would like to see on our stage. Now we continue with Teatro Reggio Torino. Madame Paola Giunti is Director of Public Relations. And please, Madame. Thank you, everybody. Paola Giunti, Director of Communication of Teatro Reggio Torino. And I speak also on behalf of our general manager, Sebastian Schwartz, that it is not here. And I would like to thank the festival for the invitation to share what we do best, opera. I also thank the Italian Embassy and the Italian Cultural Institute in Slovenia, which with the support of the Italian Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation has made it possible for us to be here today. As you know, Teatro Reggio Torino has a long history and is one of the oldest theater in the world, having been founded in 1740. Giacomo Puccini, the famous composer, chose Torino to represent for the first time Manon Lescaut and La Bohème at the end of 19th century. And since then, we are proud to be the ambassador of the Italian music in the world. So, perform La Traviata at the Ljubljana Festival is a new source of pride. In our great touring activity all over the world, it's a privilege to finally come to Slovenia and perform in this beautiful city. Teatro Reggio Torino will be a 40 representative of our vast operatic heritage. And that, with this beautiful production of La Traviata, we are the director and also the soloist, we have chosen an equally worthy example of our art form. In times of a fear of loss of identity and separatist endeavors, it is our shared cultural and, in particular, musical heritage that transcends borders of states and minds and that brings us together. To Ljubljana, we choose to present La Traviata, the story by a great French writer, and the music by the greatest Italian composer, Giuseppe Verdi. We wish you an exciting and successful festival, and hope you will come and visit the beautiful city of Torino and enjoy also the upcoming season in our theater. So now the word to the artist. The Brockhaus for the first and then to the solist. Thank you very much for the invitation. Thank you. Indeed, it's beautiful city of Torino and very, very, very good opera house, excellent opera house, as you will see in 2 days. And also the hospitality in Torino and restaurants in Torino are on a very high level. Now, of course, we have to hear, and we would like to hear, the regisseur, Mr. Henning Brockhaus.
Please. Thank you. I'm very happy to be here in Ljubljana with the production La Traviata and with il Teatro Regio di Torino. La prima volta che sono qua. Questa Traviata è una produzione che ha girato tutto il mondo. È nata nel 1900. Ah, no, adesso sono in italiano. Excuse me. No problem. This show is born in 1902 at Macerata. The set design is from Josef Svoboda, the great set designer from the last century. I made with him 16 other operas, and he was a very, very good friend of mine. And I must say that is the set designer with whom I understood myself in on the best way. I never met somebody other like him. The language of this show is consequently symbolic. There is no realistic approach in it. And that is also the reason because today this La Traviata is still so interesting and so fresh and so coinvolgente, come si dice in English. Sì. As you know, in theater, usually after 10 years, a show is burnt, no? Is burnt out. burnt out. And this one is a very great exception. There are other great exceptions, like Arlecchino di Giorgio Strehla, which for 50 years and still today is going around the world. And I repeat, the reason for that is the very special approach to Traviata. I wasn't interested in the realistic story, but in the different atteggiamenti, come si dice. Yeah. And after you will see that. I will not explain now all the show. In theater is better to see it, and then maybe after you can speak about it. And I'm also very glad to have so young cast and with very, very good singers and very good actors also. That is very important for La Traviata. And there's also my choreographer in Valentina Escobar. There are also very important scenes, dance in Casa di Flora and also in the first act. Okay. Thank you. As you said, you have with you excellent cast. So, ladies first, as we always say, we will start with Madame Maria Mudriac. Please, Violetta. Buongiorno a tutti, parlerò in italiano, va bene? Bene. È la prima volta che vengo qua in Slovenia, ho sentito parlare tanto del vostro bellissimo paese, ieri ho avuto modo di vedere un po' il centro della città, è veramente fantastica, anche il teatro. È un... Mikrofon, Torej, jaz sem prvič v Sloveniji, očarana sem z vašim lepim mestom, ki sem si ga že malo ogledala. È veramente un grande piacere per me venire qua con un'opera come La Traviata, perché è una delle opere più amate
più famose, più belle veramente della storia della musica, e soprattutto con questa regia, con questa produzione di Maestro Brockhaus. Il ruolo di Violetta l'ho cantato tante volte in tanti teatri e ho fatto anche questa produzione un paio di volte, ma questa volta è la prima volta che finalmente collaboro col maestro, e quindi è un doppio piacere per me. Yeah. Tudi zelo sem vesela, da lahko delam z tako imenitnim režiserjem, ki ima popolnoma nov pristop k traviati, ki sem jo pela že večkrat, vendar je to nekaj povsem novega. Traviata je seveda svetovno znana opera, zelo ljubljena, predstavlja železni repertoar vseh gledališč na svetu in vloga Violete mi je zelo pri srcu. Ci dirigerà un grande maestro come Donato Renzetti o dei fantastici colleghi, e ovviamente il livello del Teatro Regio di Torino, l'orchestra, il coro è altissimo, e spero che questa traviata vi piacerà e vi aspettiamo numerosi. Grazie. Zelo sem tudi zadovoljna z zasedbo, z kolegi, s katerimi delam v tem priznanem gledališču Teatro Regio di Torino. Vzdušje je zelo dobro in zelo lepo se lahko dela in upam, da boste uživali pri ogledu naše opere. Hvala lepa, gospodična Modrijak. Gospodična Modrijak bo pela 28. 29. pa gospodična Irina Dubrovskaja. Madame Dubrovskaja, please. Buongiorno a tutti, parlo anch'io italiano. Aggiungere già difficile, le parole bellissime sono dette. Posso solo ringraziare di questa bellissima giornata, non di pioggia, ma di sole, speriamo che abbiamo portato con noi un po' di sole italiano. L'amore per l'opera e per la musica abbiamo già portato e speriamo che voi lo potete sentire quando venite. Da me. Torej, zelo sem vesela, da sem lahko prišla v Ljubljano, kjer mi je pričakalo sonce, zdaj je sicer malo bolj oblačno, upam, da se bo še razvedrilo. Torej, vlogo Violete zelo rada pojem, zasedba, kolegi so izvrstni in upam, da bo torej tudi prireditev na vrhuncu. Un ruolo di Violetta è tanto amato non solo dal mondo ma personalmente da me e lo canto molto volentieri ed è sempre molto personale, soprattutto la fine quando muore felice con la pace, con Dio. Torej, vloga Violete, kot sem že rekla, mi je zelo pri srcu. Naprimer, njena smrt, ki je v tretjem dejanju, ne, kar me usrečuje to, da Violeta umre srečna, ko pride njen ljubljeni in oče in se opravičijo za ves nesporazum, skratka umre ljubeča in v sreči. Mi fa grandissimo piacere di lavorare insieme, cantare insieme con grandissimi cantanti, che sono bravissimi colleghi. Torej, zelo sem vesela, da lahko delam z tukaj prisotnimi pevci, ki so tudi izvrstni kolegi. In una produzione così bella, così giusta, così spaziosa che ti permette di esprimere anche il tuo, si canta ancora meglio. In poche parole che la produzione, la Traviata, quest'opera,
fatta da Henning Brockhaus, da Josef Svoboda, è così bella che crea atmosfera in quale tu puoi aggiungere. Torej, lahko rečem, da je produkcija te travijate, ki jo imenujejo tudi travijata v zogledali, ne, nekaj posebnega. Torej, pod režijo režiserja Brockhausa in scenografijo, ki jo je napravil nekdaj Svoboda, je nekaj čist izrednega, boste videli nekaj popolnoma novega, nov pristop k tej operi. È sotto la guida di maestro Renzetti viene ancora più brillante. Il direttore d'orchestra. Direttore d'orchestra. Ja, torej zelo cenim tudi dirigenta, ki trenutno ni prisoten. Donato Renzetti. Ja, torej gospoda Donata Renzettija. Che non è presente ma è sempre qua con noi perché è talmente bravo e ci ama tanto. Torej, chi è izreden dirigent, zares zelo sposoben in mi è veliko veselje delat z njim. Ecco, e in questo ambiente veramente amichevole dove ci si vuole bene si crea una cosa meravigliosa. E io ci tengo tanto. Torej, lahko rečem, da je vzdušje v našem gledališču prijateljsko in je zares veliko veselje delati z celim kastom, režiserjem, dirigentom in ostalimi. Grazie. Hvala. Hvala lepa, hvala lepa. No, ljubi obeh traviat. Na obeh predstavah bo Giulio Peligra. Prosim. Buongiorno a tutti. Lepo zdrav vsem. Alfredo. Torej, to je gospod Giulio Peligra, ja, Alfred Germont. Tako je, ljubi obeh, kot sem rekel. Tenor. Buongiorno, volevo ringraziare intanto di essere qui e essere stato invitato a questo festival così importante. Per me è un piacere. Ieri ho avuto modo di vedere un po' la città, devo dire che è molto bella. Torej zelo sem vesel, da se bom lahko udeležil tega festivala, ki se mi zdi pomemben, in da si bom lahko ogledal to prelepo slovensko prestolnico. Sono felice di rifare questa produzione con il maestro Brockhaus e il maestro Renzetti, perché è una delle più belle, a mio avviso, che ho fatto fino adesso. Zelo sem vesel, seveda, da lahko sodelujem, delam to produkcijo z režiserjem, z gospodom Brockhausom in dirigentom Renzettijem, kajti to je dejansko ena od najlepših traviat, kar sem jih kdajkoli delal. Con me abbiamo lavorato sui vari aspetti del carattere di Alfredo. Alfredo è un giovane, sicuramente, che viene dalla campagna, arriva a Parigi, si trova in un ambiente non suo e quindi si trova ad affrontare delle cose a cui non era abituato e a volte pecca di troppo zelo in alcune situazioni. Mi piace soprattutto... Yeah. Torej, kot veste, bom interpretiral vlogo ljubimca, ali kako ne rečem, ljubljene osebe Violete. To je mladenič, ki je prišel v vlogo sem se zelo poglobil in je obdelal iz večjih aspektov. Gre za mladeniča, ki pride iz podeželja v mesto, ni navajen teh razkošnih zabav, ki se tam odvijajo in dosti stvari ga preseneča in včasih tudi ne reagira pravilno. Mi piace soprattutto mettere in evidenza questi lati del carattere di Alfredo.
perché un po' fanno parte anche del mio carattere, di quello che è la mia persona, quindi ci metto spesso anche del mio, soprattutto del temperamento che fa parte di me, e un po' di sicilianità, in quanto io sono siciliano, quindi metto anche un po' di quello. Tu in vlog, Alfreda, lahko reče, mi je pisana na kožo, se kar prepoznam v tej vlogi. Zdi se mi, da je tukaj tudi malo mojega sicilijanskega temperamenta. Per me ovviamente è un piacere lavorare con i miei colleghi, si è creata veramente una bellissima energia tra noi, ed è, come diceva Irina, appunto, il modo migliore per lavorare bene e fare uno spettacolo che possa trasmettere al pubblico tante emozioni come le trasmette a noi. Grazie. Torej, tudi jaz bi povedal, da je vzdušje v našem gledališkem ansamblu odlično, zelo dobro sodelujemo, uživam torej pri delu z kolegi, ki prinašajo pozitivno energijo. Zahvaljujem se. Hvala lepa. No, oče Giorgio Germont, bo pa Giovanni Meoni, prosim. Grazie, buongiorno a tutti. È per me un grande piacere tornare in questa città dopo 28 anni, perché io venni qui la prima volta nel 1991, nei primissimi anni proprio all'inizio della mia carriera, per un'audizione nel vostro teatro d'opera. Najprej dober dan, lep pozdrav. Zelo sem vesel, da sem se dopo 28 anni, nel 91, da sem se po 28 letih vrnil v to prekrasno mesto. Tukaj sem bil na audiciji v vašem gledališču 91. leta, torej čist na začetku, kako ne rečem, nove države Slovenije, ne? In zelo sem vesel, torej, da sem se lahko ponovno vrnil sedaj sem. Questo ovviamente dimostra che sono un po' meno giovane dei miei colleghi, come è giusto anche che sia per il ruolo scomodo che devo cantare. No, to tudi potrjuje, seveda, da sem malo starejši od mojih kolegov, in kar se seveda krasno ujema z vlogo očeta Germona, ki bom jo upodobil v Traviati. Per la cronaca, l'audizione probabilmente non andò bene perché non venne nessun contratto dopo quella mia. No, ker se tiče mojega prvega obiska v Ljubljani, ne, v gledališču 91. leta, moram seveda priznati, da audicija ni uspela, ker nisem dobil nobene pogodbe. Quindi è doppiamente un piacere essere qui adesso, dopo un po' di anni, a cantare in un'opera, in un ruolo che ho cantato di più in assoluto nella mia carriera. Ho fatto il ruolo di Germont più di 170 volte in tanti teatri, forse più di 40 produzioni diverse. E ja, torej je toliko večjo veselje, da sem se sedaj lahko vrnil v Ljubljano, ker bom interpretiral vlogo očeta Germona, kar lahko rečem, da je vloga, ki sem jo absolutno največkrat interpretiral v gledališču, preko 100-krat in v 40 različnih verzijah. E cantarlo nella produzione che quasi sicuramente posso dire è la più bella in assoluto che abbiamo fatto, questa di Henning e Brockhaus, la cui fortuna e la fama, sembra un luogo comune dirlo, ma insomma è sotto gli occhi di tutti, perché ha un successo in tutto il mondo, ovunque, soprattutto nei cambi di scena, quando è un piacere avere veramente l'applauso a scena aperta, soprattutto nei cambi. È una cosa che non si verifica quasi mai in altre produzioni. Posebno zadovoljstvo mi je, da delam z renomiranim režiserjem Brockhausom, ki ima, kot smo že rekli, čist poseben pristop k upodobitvi te opere, in je res nekaj posebnega in doživlja povsod ogromen uspeh. To lahko vidimo tudi med tem, ko se menjava scena, kako publika navdušeno aplaudira. E poi la mia personali complimenti al festival, che ha
deciso di far cadere la scelta su questo titolo e soprattutto su questa produzione che veramente non credo vanti, che vanta il maggior successo soprattutto rispetto a molte altre. Grazie. Zahvalil bi se in čestital tudi festivalu, da je napravil tako odlično izbiro, s tem, da je povabil torej, to turinsko gledališče, Reggio di Teatro di Torino, napravil je zares izvrstno izbiro in upam, da bo publika uživala in da bo izvedba doživela vrhunski uspeh. Hvala. Hvala lepa, grazie tutti. No, jaz sem predstavil Vido lani in moram reči, da je kaj videti, tako da boste sami presodili v sredo in v četrtek v Cankarjevem domu. Zdaj pa gremo naprej z našim programom in z našimi gosti. Kot veste, nocoj orkester Marinskega gledališča iz Sankt Peterburga z Valerijem Gergijevim in pa tudi današnjim gostom, solistom, pianistom Dimitrijem Šiškinom. Very welcome and congratulations for your prize. Thank you very much. So, as we have you here already a few days and you are practicing all the day also with your professor and friend Epifanio Cornis from Catania, and you will play. You were deciding sometime either first or second or third Rachmaninoff concerto, then you decided for third. So please tell us about. Yes, thank you very much. First of all, I would like to say that I'm really honored being part of this great festival and playing with the great Mariinsky Orchestra and Maestro Gergiev, which was my dream since my childhood, I might say. So, and we are going to play Rachmaninoff's third concerto, and I think I chose it because it contains the whole spectrum of emotions that I could just share with the audience, from tragedy to joy and happiness. Especially playing with this high professional orchestra, it will be much more visible, those emotions. So I'm really looking forward to play tonight, and thank you once again for this great opportunity. With pleasure. Naj povem, da bo koncert pred železno zaveso, ker ja, drugače ne gre, ker odzadi imamo ogledalo, ki ga postavljajo že nekaj dni tehniki iz Torina in naši tehniki, tako da smo pač morali v ta kompromis ugrizniti, drugače ne bi mogli koncerta in predstave izpeljati. Ampak mislim, da bo orkester Mariinskega in maestro Gergijev, da bodo tudi to akustiko obvladali tako kot tudi sicer. Jutri sem že omenil predstava, ki bi morala biti včeraj zvečer, in sicer Mamma Mia. Naj povem, da vsi tisti, ki želijo vrniti vstopnice, če ne morejo iz kakršnega koli razloga jutri, lahko to storijo danes na mestih, kjer so jih tudi kupili. Vsi ostali, ki pa lahko pridejo na predstavo, pa iste vstopnice veljajo za jutri zvečer. Jutri bo še en dogodek, in sicer v Ljubljanski operni hiši ob 18. uri. Življenje je cirkus, torej glasbeno-plesna predstava v okviru projekta Predani korakom. Kot veste, je to v sodelovanju z zavarovalnico Sava, potem Uri Soča in pa Ljubljanski maratonom, pa seveda tudi festival Ljubljana je zraven. Sodelovalo bo 7 otrok iz Uri Soča, pa 10 otrok, ki so se prijavili na delavnico na našem razpisu. Režija in koreografija je bila zaupana Mihi Podrebšku, kostumografinja je Metka Albrecht, vodi pa
projekt Maja Stojanov v sodelovanju z Ladom Bizovičarjem. Vstopnice so brezplačne, prevzamete pa jih na blagajni Križank. Traviato smo že obdelali, ki bo na vrsti v sredo in četrtek, in smo pri petku, 28. koncert zapored, Vlado Kreslin. Vlado, izvoli. Darko, lahko jaz prek mrčine? Prosim, zdaj, lepo. Zdaj, ko imamo to stoletnico. Lahko, lahko. Torej, lejko, ne? Ja. Ja, lejko. Torej, 28. smo mi tukaj. Zdaj, seveda ne bomo razočarali svoje zveste publike in bomo odigrali tisto muziko, zaradi katere pridejo, ne? Tudi nekaj tiste, za katere še ne vejo, da jo imajo radi. Z mano bo, kot običajno, električni band Mali bogovi, akustična prekmorsko zveneča beltinška banda pod patronatom mojega 22 let starega očeta. Običajno imamo goste, tudi letos, zelo zanimive, malo drugačne, zelo sem vesel. Z nami bo veliki korpus, mladinski nacionalni orkester slovenski pod vodstvom Žive Ploj Peršuh. Mislim, da bo to zelo zanimivo, ker je to, ta koncert bo krona njihovega enotedenskega tabora, ker bodo med drugim tudi naredili ta program, ker bodo igrali naše skladbe, za katere sta aranžmaje naredila Jani Golob in italijanski skladatelj Walter Sivilotti. Bravo živa za tabor, za te priredbe. Lejko, lejko, lejko mlejko. Hvala. Lejko mlejko. Hvala lepa. Evo. Kaj reči? Še en teden je ostal, moram reči, da mi postaja kar malo dolg čas. Tako da, samo še Zaharova in še ženski orkester in izraelska filharmonija in smo končali. Pa seveda začetek sezone filharmonične Charles Dutoit bo dirigent in pa kot zadnji dogodek Marko Hatlak 21. septembra. Mi bomo imeli še eno novinarsko konferenco, naslednji ponedeljek, če se ne motim, ob isti uri, glede na vreme, ali tukaj, ali na Pergoli, kjer vam bomo postrigli tudi s podatki za torej, z neko analizo letošnjega poletja in pa seveda napovedali tudi zimski festival. Kot rečeno, vstopnic ni več veliko, današnji koncert je razprodan, prav tako vsi ostali so tik pred tem, torej tik pred tem, da so razprodani, torej razprodani smo do konca. Na voljo je še veliko vstopnic za Shenzhen orkester, ampak tudi to bo se prav gotovo še napolnilo. So kakšna vprašanja, mogoče preden zaključimo novinarsko konferenco za naše goste. No, dajte gospodu Zlobcu mikrofon, prosim. Ja, nes bi pozdravil to drzno potezo teatra Reggio, da si upa pridati v Ljubljano z dvema različnima traviatama, violetoma in samo z enim tenoristom. To pomeni razmerje 2:1 in seveda je zdaj logično vprašanje, kako Alfredo vidi v dveh različnih predstavah v razdalji 2 dni, dve popolnoma različni ženski, ki pojeta pa isto. Kaj je motiv, kako vidi njo in gospodično Irino. To mora biti izjemno redek dogodek tudi v svetovnem merilu. Come ci sono due spettacoli, e ognuno
Microfono. Io le amo entrambe, quindi ogni sera mi innamoro di una diversa. Non è un problema. Un grande cuore. E anche fortunato perché sono tutte due belle. Diciamo che è anche facile innamorarsi, eh? A parte gli scherzi, comunque sì, abbiamo creato veramente un rapporto bello di lavoro sia con Maria che con Irina. Con Irina avevamo già lavorato in dicembre insieme. Sicuramente ognuna di loro fa una violetta differente. E ci sono degli scambi di emozioni diversi tra di noi, però Hvala lepa, grazie. Še kakšno vprašanje? Potem pa hvala lepa za vaš obisk, za vaše poročanje. Dear guests, thank you very much for your presence here. Thank you. Thank you. And as always, I wish you bon appetit. It's the reception now for everybody. In Boca Lupo.